Ciao, noi siamo Carolin Baglioni e Michelangelo Bellani. Siamo molto contenti di essere a Casa Cervi questa sera, dove presenteremo Mio padre non è ancora nato, che è il secondo spettacolo di una trilogia dedicata ai legami familiari. Tra l'altro siamo già stati ospiti 4-5 anni fa qui a Casa Cervi con il primo capitolo della nostra trilogia e questa sera presentiamo appunto il secondo. Mio padre non è ancora nato è un testo scritto a quattro mani con Michelangelo Bellani, che racconta la storia di una figlia che va a trovare il padre dopo molti anni che non si vedono, e quindi questo incontro, diciamo, sarà anche un momento in cui, di confronto sulle loro vite e sul loro percorso insieme. La luce del caffè è quella che conosci meglio, perché uno non lo considera mai, ma il caffè ha una luce. Quando prendi il caffè c'è sempre una certa luce che sembra mettere in chiaro le cose, lasciarle in pace, irrisolte. Tutto è fermo durante il caffè, tutto è immaginario. Non è solo l'odore, anche la luce del caffè. Ma che fai? Che fai? Ecco, bravo, fermo, sta lì, fermo, addormentato. Sì, perché a un certo punto lui si addormenta. Quando lo guardo non è che provo disagio, è una specie di rabbia sottile, appoggiata su un cuscino. Affetto ne provo, sì, ma forse lo provo perché me l'hanno detto, cioè è una cosa che va fatta, no? L'affetto per chi? O forse dovrebbe essere qualcosa di più viscerale, che riguarda le budella, il sangue, lo stomaco, non lo so, non sono mai riuscita a capire cosa provo per lui. In fondo non lo conosco. Sì, certo, so chi è. No, no, oddio, non so affatto chi è. È che certe volte se ti distacchi dall'immagine affettiva, poi rimane l'immagine concreta e è diverso. Un po' come quando si ripete per tante volte la stessa parola e va a finire che non la riconosci più, che stona, ti suona male nelle orecchie. Allora, se ci pensi, dici, ma sto ripetendo semplicemente la parola casa. Come fai a provare questa confusione? Casa, casa. Casa, 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 casa,
tornare a Casacervi, che è un luogo ovviamente della memoria, ma è anche un luogo di resistenza. E sì, anche il nostro lavoro in fondo è un luogo della memoria, è un luogo dove si ripercorrono ricordi, memorie familiari, ma è anche un luogo di resistenza, potremmo dire, perché appunto oggi fare resistenza significa, a parte che purtroppo la storia ci sta riportando dove non ci saremmo mai immaginati di tornare, cioè la resistenza vera, nel senso quella che già i nostri nonni hanno fatto e che questa casa testimonia. Però ecco, appunto, significa anche resistere a quello che poi le strutture delle epoche ci condizionano e ci formano, soprattutto a livello emotivo, culturale, no? Questa nostra epoca spesso ci ha imposto modelli di sviluppo che poi si sono dimostrati assolutamente fallimentari. E quindi resistere significa anche, appunto, lavorare sulla cultura, il teatro. Anche è una forma di resistenza, perché appunto è un luogo dove gli umani si incontrano e continuano da millenni a riflettere, a parlarsi, a dialogare, ma soprattutto ad incontrarsi dal vivo, tra persone, tra esseri umani. Bosco, 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 bosco. Tutti fermi, dici, dietro la panchina. Dietro la panchina cosa? Non lo dire a nessuno dove si trova questo posto. Ti chiedo per l'ultima volta come si chiama il cane, ma già so che non me lo dirai mai. Ma tu ti avvicini, mi dai il guinzaglio e dici, Ettore, aspetta qui con lei.
Mi viene da piangere. Poi subito dopo da ridere. Io e Ettore aspettiamo. Piove. Poi mi sono svegliata. Papà. Una piccola donnicciola, piccolissima, con la gonna rossa e un copricapo uguale, cammina lungo un piccolo muro di roccia, lungo un piccolo muro di roccia. Non sapevo dove andava. Lui mi portava lì davanti e me la lasciava guardare per minuti interi, mentre dalla tazza usciva il vapore del latte bollente, sempre troppo caldo per una bambina. Accanto al muricciolo si poteva intravedere un lago, o forse era una pozza d'acqua grande. E l'occhio mi cadeva sempre, tutte le mattine, su quel dettaglio, un piccolo rametto di felce che spuntava, come a squarciare la tela, come se non facesse parte di quel quadro, come se gridasse: io nel quadro ci sto, ma per mia volontà, perché in fondo posso andarmene quando voglio. Ma perché se la montagna è più grande io non posso fare a meno di guardare la felce? Perché non importa la grandezza, importa la vicinanza.